si tratta una dipendenza? Il vecchio governo stava progettando un nuovo piano di azione per le dipendenze. PAND. PAND. Ma che lo ripeti a fare? Lo ripeto, si chiama PAND. Ah, ok. Un documento che non veniva aggiornato da oltre 12 anni, che contiene le linee guida per il trattamento delle dipendenze. Il nuovo documento si sarebbe basato su dei presupposti completamente diversi dal solito, prendendo spunto un po' dagli altri paesi europei. È stato realizzato un documento di circa 220 pagine in modo collaborativo da oltre 270 esperti. Aspettate, non è che queste 220 pagine non tenessero solo. So granché, lo dicono gli esperti stessi tra l'altro. Però almeno prevedevano delle nuove politiche di riduzione del danno, come per esempio l'istituzione della stanza del buco e il drug checking. Ovviamente, il 4 ottobre 2022, in conferenza stampa dicono: ah, c'è urgente bisogno di rinnovamento, poco dopo la formazione del nuovo governo, dicendo che ne avrebbero discusso il 12 ottobre 2022 alla conferenza unificata Stato-Regioni. Infatti, siamo al 17 ottobre, non ce ne traccia nemmeno nell'ordine del giorno. Sono andate a controllare. Anzi, la deputata di Fratelli d'Italia, responsabile del Dipartimento delle Dipendenze, ha detto: no, questo documento è fatto male e si basa su una normalizzazione dell'uso delle droghe. Quindi, ancora una volta, tutto in fumo.